Sicilia in questo momento è una delle regioni che si è dotata per prima di un percorso diagnostico terapeutico assistenziale, un PDTA dedicato alla sclerosi multipla, e questo consente ai pazienti di avere una rete organizzata direttamente dalla regione in centri hub e centri SPOC. Questa organizzazione, diciamo, è un'organizzazione avanzata, e c'è da dire che la rete copre tutta la regione, semmai crea delle discrepanze, perché purtroppo il fatto che i farmaci siano tutti possono essere prescritti soltanto in alcuni centri, probabilmente lascia scoperto qualche zona e ci sono delle ipoprescrizioni potenziali. Questo è un primo fattore di criticità. La rete siciliana funziona molto bene, ci sono dei centri di eccellenza, ci sono sicuramente centri a Catania, centri a Palermo, a Messina e anche a Cefalù, che sono sicuramente di livello internazionale, il che vuol dire che la Sicilia ha la potenzialità di controllare, di validare la ricerca scientifica internazionale. Ma evidentemente, se questo riconoscimento è stato dato, è perché il livello qualitativo in generale della nostra attività è molto alto. Le terapie sono ormai tante, sono una ventina, e quindi consentono di coprire tantissimi meccanismi per compensare le alterazioni del sistema immunitario. Quindi praticamente la personalizzazione della terapia ai vari pazienti è ormai certamente possibile. Oggi possiamo dire ai pazienti fondamentalmente che dopo un po' di ricerca del farmaco adatto a loro non avranno probabilmente mai più nessuna ricaduta. Chiaramente tutti questi farmaci però sono molto diversi, e i farmaci orali sono molto richiesti dai pazienti e hanno una certa efficacia che non è totale, mentre i farmaci diciamo biologici infusionali sono più potenti, hanno qualche effetto indesiderato da superare, ma una volta che funzionano sono estremamente efficaci. Ci sono farmaci che raggiungono ormai il 96% di abolizione completa di malattia sia alla risonanza che alla clinica. Infermieristico è fondamentale. Diciamo che il paziente in genere, in un centro sclerosi multipla, vede molto di più l'infermiere che il medico, perché il medico generalmente fa una visita, tra l'altro di fretta, specialmente quando ci sono molti pazienti, massimo un quarto d'ora, mentre spesso, specialmente se fa terapie infusionali, vede l'infermiere per ore. Spesso, a seconda come sono organizzati i centri, il contatto, cioè il case manager è l'infermiere, quindi il paziente ha il numero di telefono dell'infermiere, lo chiama, gli dà delle notizie, chiede aiuto, eccetera. Quindi è fondamentale.